E oggi si parla di critiche alla storia di Fortnite, però, gioite, non sono io a farla, ma mi è stato segnalato da un ragazzo, che ringrazio tantissimo ovviamente, su Twitter, questa critica scritta da una persona che ha un discreto numero di follower, neanche troppo alti, ma appunto non mi interessa in realtà la persona che c'è dietro quanto appunto il testo, dovrebbe sempre interessarci questo, no? L'argomentazione dovrebbe essere molto più importante di chi effettivamente proferisce tali parole. O scrive tali cose. Siccome solitamente le argomentazioni circa la storyline di Fortnite sono qualcosa di ridicolo, del tipo oh, è noiosa, oppure insomma, solitamente lo spessore argomentativo è quello quando si discute seriamente di questa storia qua, aver visto comunque una persona che comunque butta giù un ragionamento che è interessante, a prescindere che lo si condivida o meno, e ne parliamo qui, volevo appunto condividerlo con voi come spunto di discussione per elevare un attimino il discorso ai soliti la storia noiosa di Fortnite o non si capisce niente, che sicuramente sono dei punti importanti. Perciò oggi facciamo un'analisi della storia di Fortnite proprio da questo punto di vista, sulle sue criticità, però prima di cominciare, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, lasciate tutti quanti un bellissimo like e nel negozio oggetti shoppate con il codice LELEX. Se lo farete seguendomi anche su Instagram, altra piattaforma in cui raga seguitemi, e soprattutto appunto vi shoppate qualcosa e ricondividete la foto tramite condivisione della storia oppure mandandomi un direct, come preferite, prendo qualcuno a caso e lo ringrazio all'interno dei video. Oggi infatti ringrazio queste persone che hanno shoppato con il mio codicillo. Grazie quindi Franci, Thunderflame e Undergoku per le vostre shoppate molto halloweenose. Volete esserci anche voi? Mi mandate le vostre shoppate su Instagram, mi chiamo sempre Double Blue Gamers. Ricordatevi pure che ogni giorno siamo in live qua, tutti i giorni alle 19:30, passate che facciamo sempre delle cose interessanti. Detto ciò, possiamo cominciare. Allora, è in inglese, per cui servirà una traduzione, e credo che la cosa più utile in questo momento sia tradurvelo più o meno tutto e poi andare magari all'analisi pezzo pezzo delle parti più salienti del discorso che viene fuori. Come vedete è un post, penso, di Discord, non lo so, però la cosa detta, ripeto, è interessante, a prescindere da chi viene detta, a me non interessa, mi piace l'argomentazione contenuta all'interno e non chi la dice. Dice così: penso che il più grande problema con la storia di Fortnite venga dal fatto che tutti gli eventi sono la maniera principale con cui la storia viene narrata. Ogni cosa all'interno della storia deve portare a un grande evento e, a causa di questo, non c'è spazio per cose di più piccola, di storie di più piccola scala, perché non possono essere realizzate, non possono diventare degli eventi. Già qua ci avrei qualcosina da dire, però andiamo avanti, sentiamo cosa dice. La mancanza di storie di piccola scala significa, risulta, che la storia sarà sempre riguardo conflitti che riguardano la fine della realtà. Questi conflitti che riguardano la fine della realtà non sono enjoyable, non sono apprezzabili, perché non ci costruiscono abbastanza, e sono così frequenti che tutto il pubblico, diciamo, è arrivato a una sorta di assuefazione dall'argomento. Molto interessante questo. E non ci sono mai dei momenti buoni per i personaggi in questi conflitti, perché il gioco non spende del tempo per sviluppare tali personaggi. La storia di Fortnite esiste puramente per setappare, cioè preparare, diciamo, la stagione successiva e dunque l'evento successivo. E per causa di questo, appunto, non è intrattenente affatto. La cosa frustrante è che sarebbe una cosa così semplice da fissare, dovrebbero semplicemente realizzare dei media, e adesso il termine è un po' vago ma lo spieghiamo, all'interno del gioco stesso, cioè più che all'interno del gioco stesso, che riguardino gli elementi del gioco stesso, ok? Purtroppo però questi media che vengono prodotti sono semplicemente fumetti in collab, che appunto sono fumetti che non sono per niente focussati sulla storia di Fortnite affatto, dice. E dico anche di più, nel momento in cui ci provano sono pure un casino. Poi insomma fa l'esempio di Overwatch, che credo sia abbastanza calzante, nel quale dice ci sono delle miniserie oppure dei piccoli corti animati che sviluppano le storie secondarie dei personaggi, e dice questo sarebbe molto bene, ma non lo fanno e fanno i Marvel Comics. Allora, la critica
bene o male credo sia condivisibile su tanti punti di vista, però vorrei un attimino andare più in depth riguardo i vari punti, ok? Capisco quello che sta cercando di dire. Allora, secondo me c'è tanta roba che possiamo dire, quindi adesso cerchiamo di analizzare i vari punti sollevati da questo ragazzo. O ragazza, credo ragazzo, boh. Non sono d'accordissimo nell'affermare che l'unico modo con cui Fortnite fa procedere la propria storyline sia esclusivamente negli eventi. Certamente una parte importante di essi contiene della storyline, questo raga è ovviamente fuori di dubbio, però dobbiamo sempre ricordarci che Fortnite ha un'arma in più che sfrutta e non sfrutta, forse è quello, forse è l'argomento di cui bisogna parlare, che è lo sviluppo della lore, diciamo, quindi della trama sottotraccia, attraverso le modifiche anche solo all'interno della mappa. Cioè, ad esempio, il conflitto tra l'ordine immaginario e i sette, o se vogliamo la lotta a spettri contro ombre, non è che si è realizzata solo alla fine del proprio blocco narrativo, ok? In realtà è una cosa che è andata avanti per tutta la stagione, potremmo dire la stessa cosa degli alieni, per cui la possibilità di modificare in tempo reale la mappa con dei piccoli cambiamenti scongiurerebbe l'immobilismo totale di alcune stagioni che pur abbiamo visto, per le quali fondamentalmente non c'è niente se non a volte una corruzione oppure aumento del disagio all'interno della mappa fino al punto di culmine che è l'evento stesso. Per non parlare di quelle stagioni dove sappiamo che non c'è un evento finale, vedi la stagione 3 e la stagione 1, dove l'urgenza di dover creare un piatto forte alla fine che possa giustificare determinati cambiamenti non c'è nemmeno. E quindi ecco, io non credo che il problema siano gli eventi finali che ostacolano questo sviluppo, ma delle scelte sbagliate di Epic fondamentalmente. Quante volte abbiamo detto che le season di pausa, chiamate così, potrebbero essere utilizzate per approfondire meglio i personaggi, proprio perché non c'è granché da narrare intorno o diciamo nei macro eventi che succedono al di fuori. Il fatto è che anche in quelle occasioni Fortnite non li sfrutta, per cui non darei la colpa agli eventi finali, darei proprio colpa alla gestione interna. Non credo che è colpa degli eventi finali. Poi ovviamente qui stiamo spaccando il capello solo per una questione terminologica alla fine, se proprio vogliamo dire la verità, perché qui è semplicemente un discorso del distinguere se il ragazzo sta intendendo che Epic per ora lavora in questo modo e quindi le cose si svolgono così, oppure con il fatto che secondo lui effettivamente gli eventi finali sono qualcosa che Epic non è disposta a negoziare, ok? Alla fine è solo una questione formale quella che critico, cioè capisco il punto che lui sta sollevando, semplicemente non lo vedo così negativo. Per esempio, prendo sempre a modello la stagione 7, la stagione 7 si è preoccupata di contestualizzare meglio i propri personaggi, dando un contesto alla comunità di Sunny, dando un contesto a Joy, l'alieno traditore della nave madre. Insomma, c'erano tutte quelle sottotrame dei personaggi del pass, peraltro, quindi cose che potevano interessare molto bene, che si andavano a sviluppare nel corso delle missioni settimanali. Le missioni settimanali, alla fine, sono i mezzi con i quali si possono raccontare queste storie secondarie. Quindi, secondo me, in realtà, la situazione non è tragica, come lo dice lui. Più che altro c'è una discontinuità incomprensibile, magari. Pensate solo a quanto ha approfondito la stagione 7, che doveva avere un evento finale, e invece quello che non ha fatto la stagione 3, ultima, per la quale si è perso un sacco di tempo, quando si poteva parlare dei sette, del loro rapporto, dei loro piani futuri, di qualcosa legato al punto zero, esaminare gli archivi, boh, dell'OI che aveva lasciato lì, c'erano tante cose, no? E ovviamente non c'è stato nulla. Sul fatto che ogni volta l'high stake sia la distruzione della realtà, ci sono e non ci sono, secondo me. Cioè, ok, alla fine la distruzione della realtà è relativa, perché si parla sempre comunque della minaccia dell'isola, e sì, proprio perché ospita il punto zero, di fatto lo è. Però non credo che sia sempre quello il punto, e devo dire che non mi dispiace troppo, perché ovviamente sì, in un evento come la stagione 8 è chiaro che il tema sia quello, e capisco benissimo che può essere ridondante, però per esempio nella stagione 2 si trattava semplicemente di una, diciamo, guerra civile interna, ok? Il punto zero c'entrava come fonte di alimentazione, ma i looper di fatto erano preoccupati solo del loro annullamento. Stessa cosa mi verrebbe anche da dire dell'evento della stagione 7, certamente la minaccia della nave madre puntava a determinati obiettivi, però alla fine il mood di quell'evento è stato completamente al di fuori del discorso distruzione della realtà. È stata una missione di spionaggio
in cui si andava a scoprire un po' questa società aliena. Ovviamente poi la minaccia si è palesata dei gubi, che poi porterà ovviamente alla minaccia per la realtà. Però ecco, ci sono degli eventi dove questa cosa non si respira, mentre in altri, vuoi un Galactus, vuoi The End 1 e 2, ecco sì, ovviamente sì. E capisco che probabilmente il problema attuale di Fortnite, sì, è esattamente, diciamo, la questione imperante del punto zero, però ci sono stati dei momenti, secondo me, della storia di Fortnite dove questo non era sufficientemente ingombrante come tematico, comunque dava spazio talmente tanto ad altro che non ti dispiace, vedi come per esempio la stagione 7, che secondo me è un buon riferimento, oppure appunto altre volte dove effettivamente si capisce che la posta in gioco è semplicemente il mantenimento della realtà. Snodo chiave del ragionamento, secondo me, è la frase in cui lui dice: la storia di Fortnite esiste puramente per settare, diciamo, quella prossima. Ti dico di più, ragazzo mio. La storia di Fortnite serve solo a giustificare, in una maniera che sia più carina, del abbiamo aggiunto questo, i cambiamenti che avvengono al gameplay, alla mappa e in generale al mood del gioco. Io, essendo fan di lungo corso di Nintendo, dove ovviamente la parte ludica è predominante rispetto a tutto il resto, tanto che nei capolavori Nintendo addirittura il gameplay si eleva ad un punto che diventa anche narrativo, vedi il concetto di esplorazione in Breath of the Wild, ok? Per farvi capire il senso e la poetica che c'è dietro quel gioco meraviglioso. Per cui ecco, per me non è uno scandalo che ma quindi la storia esiste solo perché devono fare un gioco. Sono videogiochi, sono game as a service, il gameplay è il centro. Proprio per questo io trovo sensato un approccio alla Souls, dove il gameplay è tutto e la narrazione esiste a margine, ovviamente. Ci sono esempi come Overwatch, è chiaro, ma anche Overwatch sono convinto che si preoccupi principalmente prima delle modifiche al gameplay e dopo costruisca dei personaggi a seconda di questo. Non stiamo parlando di un film o di un libro in cui tutto è narrativa, ma di giochi che devono durare anche moltissimi anni, in cui ovviamente la gente gioca e poi ragiona. Ciò detto, è impossibile fare un buon prodotto in cui prima c'è l'idea di gameplay e successivamente c'è l'idea narrativa? Assolutamente no. Pensate appunto ai grandi capolavori del single player che hanno grandi trame, ma il gameplay non si lascia assolutamente indietro, ad esempio, ok? Oppure tutte le innovazioni vengono giustificate. Chiaramente in un gioco online, game as a service, tanti aggiornamenti, viene difficile, servirebbe un compromesso migliore. E Fortnite è pesantemente sbilanciato sul mettiamo e poi giustifichiamo. Problema, secondo me, è che a volte anche un occhio inesperto come il mio, vedendo determinate scelte che loro applicano ad alcune costruzioni narrative, ti viene proprio l'idea che non ci badino affatto, cioè non c'è neanche una persona all'interno del loro team che si preoccupi di mettere quelle pezze. Loro le lasciano stare perché dicono ok, forse non ci interessa così tanto. Quello dispiace, ecco. E lo capisco. Apriremo infatti presto un format, vi voglio spoilerare questo, dove riscriveremo alcune stagioni dal punto di vista della coerenza narrativa per farle incastrare meglio. Vedrete, sarà molto interessante. Concludo con la parte con cui sono fondamentalmente molto d'accordo, per cui i filmati, anziché spoilerare collaborazioni, dovrebbero essere investiti per narrare delle sottotrame. Sarebbe bello una volta ogni due mesi avere un filmato di che sta facendo Geno adesso, che sta facendo la dottoressa Sloan, che cosa stanno facendo i set, ok, loro sono impegnati col cromo, però capite, no? Sarebbe molto bello avere quel tipo di aggiornamenti che in un game che finge appunto di avere tanta importanza sulla sua storyline dovrebbe avere. È triste sapere che esiste il trailer per Neymar Junior della sua uscita e Fortnite non ha mai realizzato ad esempio quello di Fondazione. Sembra che appunto, come dice giustamente il ragazzo, quando si parli del loro materiale originale si vada più al risparmio possibile, e questo ovviamente è gravissimo se vuoi creare un brand forte. L'altro problema di Fortnite è che, essendo un gioco basato sull'acquisto delle skin, non possiamo paragonarlo del tutto a Overwatch, perché ovviamente abbiamo da una parte una quarantina di eroi giusto contro 1500 skin di Fortnite. Però, come ho detto sempre, non è necessario che tutte vengano caratterizzate. Esempio, ottima idea quella di Byte, ottima idea quella di Sunny. Avete capito di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di personaggi ovviamente secondari relegati a una porzione della storia del gioco. Sarebbe bello se un giorno un personaggio totalmente anonimo del pass fa un build up per diventare in realtà importante, che non sia Jonesy appunto. Però forse stiamo chiedendo troppo ad un'azienda che non ne ha così tanta cura, ed è un peccato. Non sappiamo se questa cosa ripaga o meno Fortnite in realtà, perché le altre
aziende ci tengono e Fortnite invece è decisamente carente? Non ci investe, non gli interessa, non sono capaci? Può darsi che siano tutte e tre le cose in realtà. Detto ciò, spero vivamente che queste riflessioni vi abbiano suscitato qualche argomento, che potete ovviamente scrivere qui dicendomi se siete d'accordo con lui, d'accordo con me o in generale la vostra opinione. Cerchiamo di elevare un po' il discorso al solito Fortnite è diventato noioso, che non aiuta tantissimo. Detto ciò, quindi vi aspetto nei commenti, spolliciate, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!